collaborazione con Trieste Trasporti. Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste Trasporti, ad un nuovo appuntamento con Trieste Trasporti. Questa sera siamo in compagnia di Michele Scozzai, che è il responsabile della comunicazione appunto di Trieste Trasporti, che ringrazio per essere tornato nei nostri studi. L'argomento di oggi riguarda soprattutto gli abbonamenti per gli abbonamenti scolastici, gli abbonamenti per le scuole. Il termine è abbonamenti, noi a suo tempo lo chiamavamo la tessera. Io incomincio, devo dire la verità, ad avere qualche anno e mi rendo conto del tempo che passa, soprattutto perché uso dei termini che sembrano ormai desueti, ma che mi riportano appunto a quando ero ragazzo. Intanto diciamo subito che è un aiuto importante per le famiglie. Questo sì. La Regione anche quest'anno, con uno sforzo importante, ha confermato l'agevolazione per gli studenti che risiedono in Friuli Venezia Giulia sugli abbonamenti per l'autobus. È un'agevolazione, è una misura universale che non ha soglie di reddito. Gli unici requisiti per accedervi sono la residenza anagrafica in Friuli Venezia Giulia, non aver ancora compiuto il 27esimo anno di età al momento della domanda, al momento della richiesta di agevolazione, e usare l'autobus almeno per una parte del percorso per andare a scuola. Scuola di ogni ordine e grado, quindi scuola elementare, scuola media, scuola superiore, istituti professionali, scuole pubbliche o private, conservatorio o università. Quindi proprio tutta l'istruzione, diciamo, tutte le scuole. L'agevolazione consente di abbattere il costo dell'abbonamento del 50%, quindi, come dicevi tu, è un aiuto importante per le famiglie. Allora, questo abbonamento, poi queste magari sono quelle domande che uno si fa giustamente. Lo si utilizza solo per andare a scuola? No, assolutamente, è un normalissimo abbonamento come tutti gli altri, e del tutto analogo a quello che volgarmente si chiama tessera, sì. O rete, come la chiamano a Trieste, quindi un abbonamento per corse illimitate, valido per tutte le linee, 7 giorni su 7, l'unica differenza rispetto alla rete è che l'abbonamento scolastico ha una durata di 10 mesi, mentre la rete ne dura 12, okay. Quindi l'abbonamento scolastico inizia a settembre-ottobre a discrezione del cliente, quindi a discrezione di chi lo acquista, e dura per 10 mesi, escludendo quindi i mesi estivi. Facciamo un esempio, magari lo si può fare anche ad anno scolastico iniziato, oppure c'è una, come dire, La domanda di agevolazione deve essere fatta online, come accade ormai per la grande maggioranza delle domande di contributi pubblici, di agevolazioni pubbliche, quindi la domanda deve essere fatta unicamente online dalla piattaforma di web ticketing di TPLFUG, la si trova all'indirizzo abbonamentionline.tplfug.it, poi magari spieghiamo anche come che si fa la domanda. Quindi si carica la domanda, i termini sono entro il 21 ottobre, bisogna fare la domanda. Questo è importante, non è che uno può dire, sai cosa, adesso lo faccio magari. Entro il 21 ottobre bisogna fare la domanda non impegna in alcun modo all'acquisto, quindi il cliente nel momento in cui fa la domanda di agevolazione non è impegnato all'acquisto dell'abbonamento, però impegna il fondo, quindi impegna il contributo regionale, dopodiché entro il mese di ottobre si può decidere se acquistare o meno l'abbonamento. Nel momento in cui l'abbonamento lo si acquista, se la domanda è stata accettata, ovviamente se la domanda è stata convalidata, la tariffa per lo studente viene già automaticamente scontata, sia se l'acquisto avviene online, dove c'è peraltro uno sconto ulteriore del 5%, e sia se l'acquisto avviene in rivendita oppure in una biglietteria aziendale, nel caso di Trieste in via dei lavoratori naturalmente. Si ottiene un documento oppure in alcuni casi si può anche caricare sul cellulare? Come funziona da questo? Fisicamente esiste ancora la tessera oppure
è solo, diciamo, sì, online? Allora, facciamo un passo indietro, allora vediamo come si fa a richiedere, sì, l'agevolazione. Abbiamo detto che la si fa online dalla piattaforma di web ticketing TPLVG, ripetiamo l'indirizzo abbonamentoonline.tplvg.it, ci si deve registrare, quindi è necessario registrarsi, la registrazione deve essere fatta a nome di una persona maggiorenne, okay, non è importante che sia richiedente o che sia un genitore, potrebbe essere anche un nonno, potrebbe essere anche uno zio, il profilo nell'area di web ticketing non è altro che un contenitore all'interno del quale poi viene caricata la domanda di agevolazione, quindi l'autocertificazione che autocertifica i requisiti dello studente, quindi ci si fa un profilo, ripeto, a nome di una persona maggiorenne, si inseriscono i dati che vengono richiesti, che sono dati anagrafici, di residenza, codice fiscale, dopodiché all'interno dell'area di web ticketing c'è un menu che si chiama autocertificazione, si fa clic su autocertificazione e si compila un form in cui sostanzialmente vengono richiesti i dati del richiedente, quindi di chi sta richiedendo l'agevolazione, e i dati dello studente, che non necessariamente coincidono. Perché non necessariamente coincidono? Perché la domanda, essendo un'autocertificazione ai sensi del 445 del 2000, quindi un'autocertificazione vuol dire sto autocertificando i requisiti per avere un contributo pubblico, la domanda deve essere fatta da un genitore o da chi ne fa le veci, no? Quindi potrebbe essere anche un nonno, no? Nel caso in cui sia tutore del ragazzo, se il ragazzo, se lo studente è minorenne ovviamente, se invece lo studente è maggiorenne è lo studente stesso che deve caricare, che farà la domanda. Il genitore non può autocertificare, quindi non può fare la domanda per uno studente minorenne, né un fratello ovviamente può fare la domanda, anche se maggiorenne, per la sorella minorenne, no? A meno che ovviamente il fratello non sia tutore legale della sorella in questo caso, no? Chi fa la domanda in ogni caso deve indicare subito i dati del beneficiario, quindi il genitore indica subito i dati del figlio, o il genitore, o chi per il genitore indica comunque. Sì, il form in realtà sembra complicato, in realtà è un form che si compila in una decina di minuti, è veramente un form molto molto semplice. La prima parte del form è quella del richiedente, il dichiarante è la persona che autocertifica, che può anche coincidere con lo studente, no? Come abbiamo detto, quindi il dichiarante è o il genitore o lo studente maggiorenne. La seconda parte del form invece riguarda lo studente. Lo studente, in realtà anche in quel caso è sufficiente inserire pochi dati dello studente, la data di nascita, la residenza e la scuola frequentata. Comunque bisogna... Bisogna indicare fin d'ora la scuola frequentata. Okay. Sì. Sì. Prego, prego. No, e invece... ci sono delle difficoltà che vi sono state segnalate per quel che concerne la compilazione, eccetera? Allora, devo dire che ormai la Regione da qualche anno che conferma questa agevolazione, per quanto sia ancora sperimentale, nominalmente sperimentale, però in realtà è una cosa ormai molto consolidata, quindi ormai le persone hanno imparato a fare la domanda. Bisogna dire però che ci sono ancora delle cose, delle domande ricorrenti, delle domande frequenti, per esempio il codice fiscale. Il sistema restituisce, può restituire, e succede molto molto spesso, quando parlo di molto spesso sto dicendo di alcune centinaia di casi, può restituire un messaggio codice fiscale errato e le persone ci contattano e dicono no, il mio codice fiscale è corretto perché mi dice che è errato. Il sistema confronta i dati anagrafici inseriti sia dello studente sia del dichiarante con quello che c'è scritto sul nostro tesserino sanitario, quindi il codice fiscale non è mai errato. Capita che cosa? Capita che il nome venga invertito con il cognome, capita di dimenticarsi di barrare la casella relativa al genere, quindi il sesso, capita di inserire, per chi è nato per esempio all'estero, di inserire un paese non corrispondente a quello inserito in sede di generazione del codice fiscale, per esempio per chi è nato a Pola, un genitore che si è nato a Pola, l'Agenzia delle Entrate alle volte lo ha registrato sul codice fiscale come nato in Croazia, alle volte lo ha registrato come nato a Pola, alle volte lo ha registrato come nato in Jugoslavia. Quindi bisogna verificare, no? Quindi il sistema verifica esattamente quello che c'è scritto sul nostro codice fiscale, quindi i dati con cui l'Agenzia delle Entrate ci ha registrati sul codice fiscale, i dati devono essere esattamente quelli. Qui c'è quindi, anche, se vogliamo, nel codice fiscale c'è anche quell'inghippo dello zero,
che magari qualcuno digita o eccetera, il mio codice fiscale può, è questo. Quello può capitare, non è frequente. Ecco, l'altro problema, relativamente invece è quello delle scuole. C'è un menu a tendina, quando si inserisce, quando si indica la scuola frequentata dallo studente, c'è un menu a tendina fra cui bisogna scegliere. Nel menu a tendina ci sono tutte le scuole della regione e l'elenco della regione, del provveditorato regionale, quindi ci sono tutte le scuole pubbliche, private, istituti di formazione di tutta la regione, ma frequentemente la scuola è indicata con il nome del comprensorio, per dire tutte le scuole di Opicina sono comprensorio altipiano, quindi non sono nominate col nome della scuola come noi conoscevamo, no? Da piccolini noi avevamo il nome della scuola, no? Ma comprensorio altipiano racchiude tutte le scuole dell'altipiano, basta scrivere altipiano e viene fuori la voce, si autocompila la voce. Per esempio a Udine tutte le scuole, faccio l'esempio di Udine, ma a Trieste è la stessa cosa, tutte le scuole sono divise in comprensori, Udine 1, Udine 2, Udine 3, sono divise per zone geografiche. Bisogna scegliere la zona, il comprensorio a cui appartiene la scuola frequentata. Mentre per quanto riguarda l'università, per quanto riguarda l'università è sufficiente scrivere università, basta università, senza l'accento, no? Se c'è università senza accento, perché altrimenti poi e vengono fuori tutte le università, quindi le sedi universitarie della regione, da Trieste a Portogruaro, a Udine, a Gorizia, eccetera. Allora, e se per esempio in una famiglia ci sono più figli che hanno bisogno dell'agevolazione, come funziona? Vale per tutti? Ovviamente sì, se ci sono più figli occorre però ricomprendere tutti i ragazzi minorenni in un'unica domanda. Quindi nel caso in cui in una famiglia ci siano due figli minori che richiedono l'agevolazione e un figlio maggiorenne, un genitore farà la domanda, unica domanda, ricomprendendo i due figli minori, mentre il maggiorenne farà la domanda per conto suo. Il genitore non può fare due domande distinte per i due figli minori, la domanda deve essere unica e deve ricomprendere tutti i figli minori della famiglia. Se all'interno della stessa famiglia, per esempio, può anche darsi il caso, per tutta una serie di ragioni, che ne so, un genitore può fare domanda per un figlio e l'altro genitore può fare domanda per l'altro figlio? Diciamo che formalmente non è corretto. Formalmente non è corretto. Formalmente non è corretto, cioè, quindi un genitore. Un genitore indifferente. Ripeto, tra l'altro, e aggiungo una cosa adesso, visto che parliamo di genitori, di famiglie con più di un figlio, altra cosa importante, da quest'anno, allora come sappiamo c'è anche un ulteriore sconto al 50% che viene applicato per i figli successivi al primo. Quindi famiglie di 3 o 4 figli hanno sconti progressivi non solo il 50%, ma hanno dal secondo figlio in poi sconti progressivi ulteriori. Da quest'anno però, per certificare la composizione del proprio nucleo familiare, nel caso in cui ci siano più ragazzi che richiedano lo sconto, occorre fare un'altra domanda, sempre della stessa area personale della piattaforma di web ticketing, e invece di scegliere sempre dal menu autocertificazione scolastico residente, bisogna fare la domanda di autocertificazione per il nucleo familiare. Si autocertifica la composizione del nucleo familiare, dopodiché il sistema, quando si acquisterà l'abbonamento dal 22 agosto in poi, perché gli abbonamenti scolastici agevolati si acquistano dal 22 agosto in poi, come abbiamo detto, automaticamente applicherà la tariffa agevolata più conveniente per il cliente. Si carica anche il documento d'identità? Certamente, trattandosi di un'autocertificazione a tutti gli effetti, bisogna caricare anche il documento d'identità. Questo è un altro errore che tanti fanno frequentemente: non si carica il documento d'identità dello studente, ma il documento d'identità è della persona che autocertifica, quindi del dichiarante, quindi del genitore, nel caso in cui sia il genitore che fa la domanda per un figlio minore, oppure dello studente maggiorenne, nel cui lo studente maggiorenne dichiara per se stesso. Il documento si carica al termine del form, una volta che si è compilato tutto il form, che si è quindi compilato i dati anagrafici, la scuola frequentata, al termine il sistema chiede di allegare due documenti sostanzialmente, la carta d'identità o il passaporto o la patente,
in un unico file, fronte e retro, bisogna fare una fotocopia, ma ormai ci sono anche tante app da mobile che consentono di fotografare la carta d'identità, fronte e retro, di generare il PDF, quindi è una cosa che si può fare anche dal cellulare, e l'autocertificazione sottoscritta. Quindi al termine del form c'è un pulsante che consente di generare un PDF, una dichiarazione riepilogativa di tutti i dati che abbiamo inserito nel form. Quella dichiarazione deve necessariamente essere stampata, firmata e ricaricata a portale. Questo perché noi non usiamo lo SPID, perché stiamo facendo anche una riflessione sullo SPID, quindi lo SPID, certo, diciamo che ormai eviterebbe la necessità di... possibile, probabile che nei prossimi anni potremmo anche introdurre lo SPID. Insomma, sappiamo che lo SPID ancora è molto diffuso, comincia ad essere molto diffuso. E ormai sì, direi che persino io so cos'è, per questo è già un indicativo. E invece poi, ecco, una volta chiusa la procedura, come si ottiene poi l'agevolazione, come funziona? Allora, una volta caricata la domanda, quindi una volta caricata la carta d'identità e l'autocertificazione sottoscritta, si esce dal sistema. Nel momento in cui si rientra nella propria area personale, si torna nel menu e si vede che la domanda è in attesa di conferma o comunque in carico all'azienda. L'azienda mediamente in 7 giorni lavorativi riesce a valutare la domanda. Nel momento in cui la domanda viene valutata, viene approvata, nel caso in cui non ci siano errori formali, è ovvio che nel momento in cui il documento allegato fosse quello del bambino di 10 anni, la domanda viene annullata, viene inviata una mail al cliente, gli si dice guarda che hai caricato il documento sbagliato. Nel momento in cui invece la domanda fosse a posto, viene approvata dall'azienda, il cliente riceve una mail che gli comunica che l'agevolazione è stata concessa. Dalla propria area personale il cliente può egli stesso vedere che la domanda è stata confermata. Dal 22 agosto le domande confermate dal 22 agosto possono acquistare l'abbonamento, quindi andando sulla piattaforma di e-ticketing di TPL FVG potranno selezionare la voce abbonamento scolastico residenti FVG. Attenzione a selezionare quell'abbonamento, non è che si compra un abbonamento rete 12 mesi e poi si chiede rimborso, no? Cioè la tariffa, l'agevolazione è già precaricata, bisogna selezionare quell'abbonamento e quell'abbonamento è già scontato, automaticamente scontato con il contributo regionale già imputato al sistema. L'acquisto lo si può fare, come si diceva prima, anche in rivendita oppure in biglietteria, in via dei lavoratori 2, però la cosa più facile è farlo online, anche perché si risparmia, ripeto, un ulteriore 5%. E chi ha già fatto la domanda, per esempio, negli anni precedenti, deve rifarla? O... Allora, sì, perché si tratta di un contributo erogato con fondi pubblici e quindi se non si richiede, la Regione ovviamente non può erogare un contributo se non c'è una richiesta. Il sistema prevede anche la possibilità con un pulsantino di rinnovare la domanda dell'anno precedente. Okay. In realtà il sistema non fa altro che ricaricare i dati che sono stati immagazzinati. Ecco, io sconsiglio sempre di fare questa procedura perché nel frattempo può essere cambiata la carta d'identità, nel frattempo può essere cambiata la scuola, nel frattempo può essersi diplomato uno dei due fratelli. Il sistema, se io faccio il rinnovo, non fa altro che importare i dati dell'anno prima esattamente come erano nell'anno prima. E che possono essere però cambiati. Possono essere però, si perde veramente 5 minuti in più facendo la domanda da capo, dall'inizio, come se non si fosse mai fatta prima, però si evitano errori. Anche perché in questo caso se uno nel frattempo diventa maggiorenne cambia la... Assolutamente sì, è molto frequente questa cosa, ma non solo uno dei figli diventa maggiorenne, ma per esempio uno dei figli si è diplomato, oggi abbiamo avuto 2 o 3 casi di questo tipo, uno dei due figli si è diplomato, non ha più bisogno dell'abbonamento perché fa altro nella vita, il genitore ha fatto il rinnova, naturalmente nel rinnovo erano ricompresi entrambi i figli, quando poi il genitore si accorge che entrambi i figli erano ricompresi deve contattare l'azienda e chiedere di annullare la domanda e consentirgli così di farne una nuova. Se posso indicare, c'è una pagina che abbiamo creato, un mini sito internet di una sola pagina, facile, dove ci sono scritte tutte le cose che ci siamo dette adesso. La pagina è abbonamenti scolastici residenti FVG. Abbonamenti scolastici residenti FVG.it, così come l'ho detto, tutto attaccato senza spazi, è un sito internet di una sola pagina, è da leggere con attenzione dall'inizio alla fine, ma all'interno di queste pagine ci sono tutte le istruzioni che servono per fare la domanda passo a passo.
Allora, i termini per la presentazione della domanda li abbiamo detti, è il 21 di ottobre. Entro il 21 ottobre si può fare la domanda, e ricordo però che gli abbonamenti scolastici partono o dal 1 settembre o dal 1 ottobre, quindi se io faccio la domanda il 21 ottobre significa che potrei averla approvata il 23 o il 24 e poi alla fine compro comunque l'abbonamento che parte, che decorre dal 1 ottobre, quindi non posso farlo partire da novembre, e dal 22 agosto, come dicevamo, dal 22 agosto si possono acquistare gli abbonamenti scolastici. L'ultimo giorno per acquistare l'abbonamento scolastico agevolato è il 31 ottobre, quindi dal 1 novembre non si possono più acquistare. E infine si può acquistare solo online? No, perché no, l'abbiamo detto. No, l'abbiamo detto. Sì. Allora, siamo giusti proprio, abbiamo spaccato il centesimo. Grazie a Michele Scozzai per essere stato con noi, buon lavoro e arrivederci a te e agli altri ospiti che poi verranno ospiti appunto di questo nuovo appuntamento con Trieste Trasporti. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata. Grazie, buona serata. In collaborazione con Trieste Trasporti.